saremo velocissimi perché dovete sapere che Luigi ha un aereo, ovviamente l'aeroporto ha anche queste incombenze. Allora, saremo velocissimi, 2 minuti ciascuno per dire che cosa. Siamo la prima forza di governo, sia a livello, la prima forza politica sia a livello comunale, Comune di Olbia, sia a livello anche del paese. Ciononostante abbiamo un competitor che non è né il centrodestra né il centrosinistra, è l'astensionismo. E il mio intervento brevissimo sarà proprio un messaggio verso quelli che magari ancora diffidenti, ancora insofferenti verso la politica, magari non hanno ancora deciso, non si sono ancora espressi, non vogliono andare a votare e non ci pensano. Questo, vogliamo infrangere questo muro di insofferenza e di pigrizia, anche perché riteniamo che sia negativo, prima di tutto per noi. Con Nardo Marino abbiamo avuto un percorso scolastico che ci ha visti insieme e avevamo delle letture di Victor Hugo che ci accomunavano. Se ne ricordi, quando sui Miserabili parlavano di pigrizia, Victor Hugo ne parlava come un male assoluto. La pigrizia e quindi l'insofferenza, l'accidia, che è il settimo vizio capitale, può portare a un male veramente estremo. È una madre del furto e della fame. Perché furto e fame? Perché noi, lasciando la delega in bianco a quelli della vecchia politica, non facciamo altro che dare la possibilità a loro di togliere al popolo e di concentrare sempre più il potere nelle mani di pochi per i loro fini. Perché fame? Perché questa situazione di delega in bianco ha comportato un Robin Hood al contrario, quindi togliere al popolo per dare a pochi eletti, e ci ha portato a un livello di disoccupazione astronomico. Sappiamo che la disoccupazione giovanile supera il 40%. Vedendo mio figlio e vedendo mio nipote insieme, immagino che uno dei due non troverà lavoro. Non c'è oggi lavoro, non ci sarà domani, non ci sarà dopodomani. E questa è un'opportunità. È la possibilità che noi abbiamo di dare un cambiamento. Quindi io non mi rivolgo a quelli del Movimento 5 Stelle che ci hanno votato per le comunali, e che sono tanti perché siamo la prima forza politica. Mi rivolgo a quelli là, per esempio a persone che ho visto che sono del PD, che sono magari disilluse dal loro partito. Mi rivolgo a quelli del centrodestra che dopo 24 anni continuano imperterriti a riproporre alle stesse persone, magari con fedine penali un po' più pesanti, un po' più sporche, le stesse idee, le stesse proposte, le stesse soluzioni. Ma se in 24 anni non sono riusciti a concretizzarle, mi chiedo come potrebbero farlo nel prossimo futuro con queste condizioni che abbiamo. Quindi l'intervento finisce qui. Io vorrei soltanto chiedere una cosa, una possibilità che non c'è data, non c'è stata data al Comune di Olbia 2 anni fa. La chiedo oggi per il nostro candidato Nardo Marino, che riflette appunto la nostra università e la vittoria della delega, non l'ultimo, tutti i candidati che sono qui. Quindi io spero di rivedere le stelle insieme a voi, quindi cerchiamo di convincere quelli che magari ancora con cuore e testa sono al di là dell'ostacolo. I nostri connotati sono testa e cuore, vogliamo andare con quelli oltre l'ostacolo, però dobbiamo aiutarci insieme, dobbiamo essere insieme in questa lotta, quindi cercando di convincere anche i nostri vicini più diffidenti. Sì, è la prima startup del nord della Sardegna che si occupa di servizi avanzati nella nautica mediterranea, con una semplice app come per Putin. Prego. Un applauso, grazie. Devo dire che l'intervento dovrà essere purtroppo ancora più breve della prevista. Buonasera, sono Cecilia Alessandro, il rappresentante legale della società Marina Nave. Sostanzialmente noi come startup ci confrontiamo con aziende in tutto il mondo. La nostra azienda sostanzialmente quindi ha delle difficoltà a confrontarsi a pari livello con aziende del resto del mondo, perché ha difficoltà ad accedere ad esempio al credito. I finanziamenti in Italia sono difficili da ottenere perché in Italia si investe poco nelle aziende di tecnologia. In più, diciamo, oltre all'accesso al credito da parte degli italiani, è difficile attrarre investitori esteri perché le leggi italiane sono troppo complicate, quindi si tende sempre a costituire delle società all'estero per poter attrarre finanziamenti. Questo che cosa fa succedere sostanzialmente? Una minore competitività da parte delle aziende italiane, perché i nostri bravi imprenditori sostanzialmente o laureandi se ne vanno a lavorare su aziende estere.
perché le aziende italiane non hanno soldi per poterle pagare. Un'altra difficoltà sempre delle start-up è proprio il costo del lavoro. Adesso per mantenere comunque dei dipendenti, noi ne abbiamo 14, paghiamo il doppio di tasse verso lo Stato. Questo è obiettivamente, soprattutto per un'azienda all'inizio, è molto disincentivante. Quindi si tende sempre a lavorare con terzisti che non ti danno mai le stesse qualità che ti può dare un esperto del settore. La burocrazia è sicuramente un problema, perché l'accesso al credito e andare a parlare con banche, istituti finanziari è difficile, perché non sono preparati per accogliere aziende innovative con business plan che non sono i classici business plan che fanno riferimento solamente al fatturato. Quindi bisognerebbe puntare molto sulla formazione anche a livello statale, bancario, in modo che ci siano delle figure che sappiano valutare sostanzialmente questi business plan, questi progetti, che se no vengono bocciati, perché ovviamente all'inizio una startup non può avere diciamo, le garanzie che invece ha un'azienda che diciamo lavora 3-4 anni in maniera classica. Quindi questi sono più o meno i punti principali delle difficoltà nel confrontarsi con aziende estere. La competitività è molto difficile, appunto perché c'è l'Italia che è molto vista male all'estero, quindi la legislatura è molto farraginosa, lenta, un accesso al credito quasi impossibile, un costo del lavoro che è molto alto. Grazie. Parliamo sempre di innovazione, ecco, il Fab Lab Olbia, laboratorio di fabbricazione digitale di supporto per l'innovazione delle imprese. Parla l'ingegner Antonio Burrai, prego. Buonasera a tutti, sono l'ingegner Antonio Burrai, sono il presidente del Fab Lab Olbia, che è un laboratorio di fabbricazione digitale che si trova tra l'altro a poche centinaia di metri da qua. E noi non siamo una startup, siamo una scale-up. Ho preparato questo hashtag perché immaginavo che oggi sarebbe stata una giornata che avrebbe avuto molto eco sui social, e questo hashtag l'abbiamo realizzato con una stampante 3D qua vicino. Cosa significa per noi essere una scale-up? Noi diciamo, non puntiamo principalmente a exit o a ritorni prettamente legati al fatturato, ma noi svolgiamo un lavoro qua sul territorio, quindi ci fermiamo qui e lavoriamo su quello che è la complessità del territorio olbiese, gallese e della Sardegna. E nello specifico il Fab Lab fisicamente è un open space, uno spazio molto grande all'interno del quale potete trovare stampanti 3D, robot, elettronica e comunque in generale tutta una serie di attrezzature fisiche che in qualche modo rivoluzioneranno la produzione dei beni di consumo da qui ai prossimi 10-20 anni. Oltre all'aspetto prettamente fisico, il laboratorio è anche un raccoglitore di cervelli. Quando abbiamo aperto questo spazio, circa 5 anni fa, ci siamo guardati intorno e non c'era niente che potesse fungere da centro di raccolta per chi ha queste passioni per le nuove tecnologie. Adesso questo spazio è disponibile ed è qua aperto per tutti. E per quanto riguarda invece, e chiudo, le nostre attività, noi abbiamo avuto abbiamo portato per la prima volta tante cose qua nel territorio, le prime stampanti 3D, abbiamo portato un master internazionale sulla fabbricazione digitale che può essere svolto qui al Fab Lab, un master coordinato ad MIT, il Massachusetts Institute of Technology, e abbiamo svolto attività con le scuole, con la regione. In sintesi, il nostro ruolo sul territorio è quello di fungere da collettore per questo sapere globale, digitale e legato alle nuove tecnologie e trasportarlo sul territorio. L'abbiamo fatto facendo i laboratori sul cibo stampato in 3D sulle scuole, l'abbiamo fatto prototipando soluzioni tecnologiche per le piccole e medie imprese. In generale cerchiamo continuamente di farlo tutti i giorni. Siamo una realtà bottom up, veniamo dal basso, e nonostante siamo stati molto molto fortunati a livello istituzionale, ricevendo il supporto di tanti attori molto influenti, tra i quali in primis vorrei citare
la Cenaca Lura, che ci è stata vicino al primo momento, e pensiamo che questi temi, queste, come dire, queste spinte dal basso, perché noi siamo uno spazio sostanzialmente autoprodotto, possono essere, diciamo, stimolo e debbano essere comunque tenuti in conto, perché riteniamo che gli spazi come il nostro, non prettamente istituzionali, possano in futuro avere un ruolo cruciale per tutto quello che è nuove tecnologie, diffusione del sapere, industria 4.0 e, o anche solo per fare due chiacchiere su un robot. Grazie a tutti. Grazie e stay up. Grazie molto. Per il Movimento 5 Stelle sono importantissima l'innovazione, altrettanto importanti sono, è importante il tessuto delle imprese che abbiamo nel nostro territorio. Per questo sono felice di invitare a parlare il rappresentante pro tempore del TAR di Gallura, che sono le sigle riunite di Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confagricoltura, CIA, Confabi, AGC e sigle sindacali di CGL e CISL e UIL. Prego. Visto che avete già fatto l'elenco delle sigle, io vado avanti, porto un breve saluto, ringrazio per l'invito insistente dei rappresentanti locali dei 5 Stelle e brevemente, siccome siamo un'espressione, come dire, apartitica, laica e indipendente, sia per la multiproprietà delle sigle che rappresentiamo, datoriali e sindacali, e sia perché per ovvie ragioni, insomma. Però abbiamo gradito l'invito e alcune brevi cose che vorremmo illustrare al candidato Premier. Fermo restando che il nostro livello è di rappresentanti locali, quindi ci piacerà successivamente poterci confrontare con i candidati locali, in particolare con il candidato della Gallura, così come speriamo e ci auspichiamo che anche le altre forze, così come voi, ci consultino per sentire quali sono le priorità che noi rappresentanti del territorio, dell'impresa e del sindacato abbiamo. Al candidato Premier, a tutti i candidati, vorremmo chiedere, rispetto ai temi appunto che più ci premiano, quali impegni intendono assumersi rispetto alla questione dell'insularità, alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture viarie, stradali, dei trasporti, alla continuità territoriale, al portare la sanità a livelli standard di assistenza, al problema sentitissimo questi anni dell'approvvigionamento idrico e della siccità. Sì, sono problematiche locali, però hanno risvolti regionali e risvolti nazionali, perché poi le risorse è da Roma che si gestiscono, anche se arrivano dall'Europa, anche se arrivano dal bilancio dello Stato. E quindi, cosa faranno i vostri rappresentanti in merito alla forte esigenza di autonomia di governance territoriale della Gallura e dei territori limitrofi? Quindi rinnoviamo l'invito a un confronto con i rappresentanti locali. I rappresentanti nazionali, in primis all'onorevole Di Maio, vorremmo chiedere, ma abbiamo visto che i programmi un po' tutti li riprendono, ci piacerebbe sapere come rispondono ad alcune questioni come la lotta all'occupazione, la revisione del sistema fiscale, della riduzione della pressione fiscale, alla riduzione del costo di lavoro, alla facilitazione, come ha già detto qualcuno che mi ha preceduto, dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese, alla lotta alla burocrazia e alla riduzione degli enti inutili. L'elenco sarebbe lungo, ma non vogliamo né fare chiacchiere né sentire chiacchiere. Siamo interessati a capire come ascolteremo e poi riporteremo e ci auspichiamo comunque che gli interlocutori siano quanti più possibile. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti per adesso, per accorciare ulteriormente i tempi, consegno questa lettera direttamente all'onorevole Di Maio, che ci ha consegnato, credo, del giudice del sindacato Balneari, per il problema, insomma, legati a questo tipo di attività che, come sapete, nelle Sardegna danno grandi servizi sulle spiagge che tutti noi utilizziamo. Quindi, per brevità, questo documento viene consegnato.
che era la premura, insomma, della prima cosa ce l'hanno richiesto. Quindi passo adesso la parola a Luigi Di Maio. Prego. Grazie prima di tutto di essere qui, ringrazio anche i rappresentanti delle realtà produttive, dipendenti e soprattutto le imprese che sono intervenute, a cui faccio i miei migliori auguri perché so che non è semplice, soprattutto in questa fase in cui siete e che state avviando. Io sono qui prima di tutto per dire che abbiamo un programma, abbiamo un candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, avremo una squadra di ministri a breve prima delle elezioni che vogliamo presentare agli italiani per non chiedere di votare a scatola chiusa, però dobbiamo fare una premessa qui, altrimenti non andiamo d'accordo. Io posso presentare un programma, gli altri presentano un programma, ma un programma ha un valore se chi lo presenta è credibile, se ha fatto quello che diceva nella sua storia politica, altrimenti diventa veramente complicato riuscire a capirci qualcosa di questa campagna elettorale. Già per me è complicato avere altri competitor, uno ineleggibile e uno che dice di essere il candidato premier ma dice se c'è Gentiloni per me fa lo stesso. Poi ci presentiamo tutti con dei programmi bellissimi, però io ho di fronte chi dice di voler cambiare questo paese, che ha avuto 20 anni di opportunità per cambiare questo paese ma non l'ha fatto. E quindi tutto diventa poi ridotto a questi mesi di campagna, ma non può essere così. Io qui non porto un programma che abbiamo inventato oggi, qui c'è una storia di una forza politica che in questi anni dall'opposizione ha mantenuto le sue promesse, ma lo dico col massimo dell'umiltà e con tutti gli errori del caso, ma di fronte qui a voi c'è il Movimento 5 Stelle, che è una forza a cui gli italiani avevano chiesto di combattere gli sprechi dello Stato, di combattere i privilegi, a cui avevano chiesto di riportare un po' di giustizia sociale nelle istituzioni, un po' di trasparenza. E io vengo qui dopo 5 anni in Parlamento orgoglioso del fatto che siamo l'unica forza politica a cui si applica la legge Fornero perché abbiamo rinunciato ai vitalizi, siamo l'unica forza politica che ha dimezzato lo stipendio dei propri parlamentari, e siamo l'unica forza politica che in questi anni con le proprie cariche istituzionali ha rinunciato a doppi stipendi, auto blu, voli di Stato. Io da vicepresidente della Camera vado via dal mio ruolo dopo 5 anni avendo rinunciato a 300.000 euro tra i miei stipendi e i miei doppi stipendi. Non ho mai toccato la mia auto blu, il mio volo di Stato, i miei doppi rimborsi, i miei doppi stipendi, ma questo lo dico non per farmi bello, ma perché ci sarà una differenza tra quelli che avevano detto che tagliavano tutto e si sono mangiati tutto in questi 5 anni. Altrimenti non vale niente il programma elettorale. Oggi io non posso permettere a Silvio Berlusconi di dire no, gli immigrati sono una bomba sociale, dobbiamo mandarne via 600.000. Ma io sto parlando in questo momento come portavoce di una forza politica che non ha governato il paese negli ultimi 20 anni, e chi ha governato questo paese negli ultimi 20 anni non può essere colui che viene a fare il salvatore della patria, al massimo è il traditore della patria, visto che abbiamo assistito a decisioni politiche come il bombardamento della Libia, la firma del regolamento di Dublino che ha impedito all'Italia di redistribuire per quote i migranti negli altri paesi dell'Unione Europea. Abbiamo visto a Mineo il centrodestra fare business sugli immigrati nel CARA di Mineo, a Roma con Mafia Capitale fare business sugli immigrati da parte del centrosinistra, e adesso questi signori vengono da me a dirmi che vogliono risolvere il problema dell'immigrazione. Al massimo diventa parte dei pazzi, altrimenti siamo tutti uguali. Tutte forze politiche perfette, perché abbiamo tutti programmi bellissimi, tutti quanti i blocchi di partenza come se il passato non esistesse e come se ci avessero cancellato la memoria. Io vi chiedo un po' di memoria in questa campagna elettorale, altrimenti non sopravviveremo, altrimenti andremo a votare più confusi di 2 mesi fa, più confusi di 5 anni fa. Credo fortemente nel fatto che si possano fare delle cose
per rilanciare la qualità della vita degli italiani. Perché vedete, noi possiamo parlare di disoccupazione, possiamo parlare di occupazione, possiamo parlare di PIL, possiamo parlare di quello che volete. Però è un momento strano nell'Italia, in cui tanti giovani mi chiamano e mi dicono: ma è mai possibile che sono rimasto l'unico a non trovare lavoro, visto che la disoccupazione giovanile cala sempre, detto dei TG? È mai possibile che mio padre, mi dicono che a 55-60 anni ha perso il posto di lavoro, è l'unico a non trovare lavoro, visto che l'occupazione generale continua ad aumentare in Italia, secondo i TG, secondo gli indici? E poi gli imprenditori non hanno più diritto di lamentarsi, perché adesso il PIL va alla grande e quindi è una ripresa economica, e se non sono capaci di agganciare la ripresa economica è colpa loro. Siamo in una fase in cui adesso è colpa tua se sei disoccupato giovane, è colpa tua se sei disoccupato meno giovane, è colpa tua imprenditore se non sei capace di agganciare la ripresa, perché gli indici dicono che le cose vanno bene. Allora io a quei giovani che mi chiamano, che a volte hanno la mia età o sono anche un po' più grandi di me o più piccoli, dico sempre: non ti lasciare scoraggiare da questi dati, perché la disoccupazione giovanile in Italia si calcola tra quelli che cercano lavoro e quelli che trovano lavoro. Chi non lo trova è il giovane disoccupato. Ma se io vado all'estero perché ho perso le speranze di trovare lavoro in Italia, o mi chiudo in casa e divento un inattivo perché ho perso le speranze di trovare lavoro e ho smesso di farmi umiliare dal centro dell'impiego, io esco dal computo della disoccupazione giovanile, la disoccupazione giovanile cala. Quindi quando vi vedete che si vantano del calo della disoccupazione giovanile, ricordatevi sempre che quel Presidente del Consiglio si sta vantando dei giovani che sfabbriano, che migrano all'estero o che hanno smesso di cercare lavoro e sono venuti per nessuno. E quando vi si dice che l'occupazione sta aumentando, io vi ricordo che il 33% dei contratti interinali in Italia dura un giorno. Il 33% dei contratti di lavoro interinale dura un giorno. E con il Jobs Act si è continuato a precarizzare la vita dei giovani e meno giovani nel lavoro, e oggi ci dicono che ha creato più lavoro, no, ha creato più contratti, ma restano e mancano all'appello 1 miliardo di ore di lavoro rispetto ai periodi pre-crisi. Significa che aumentano i contratti ma diminuiscono le ore di impiego, e noi dovremmo sentirci colpevoli del fatto che non siamo in grado di agganciare questa ripresa del lavoro o questa ripresa dell'occupazione giovanile. O vogliamo parlare del PIL? Mentre aumenta il PIL, aumenta il numero di italiani sotto la soglia di povertà. Siamo a 10,5 milioni di italiani sotto la soglia di povertà relativa e 4 milioni di italiani sotto la soglia di povertà assoluta. 12 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi l'anno scorso per difficoltà economiche, e mi vengono a dire che noi dobbiamo rallegrarci di indici che evidentemente non rappresentano più i problemi delle famiglie italiane. Allora qual è la nostra sfida? Non venirvi a dire: aumenteremo di 2 punti l'occupazione, o di 3 punti il PIL, o di 4 punti l'occupazione giovanile. Io voglio venire a fare un'altra cosa. Con i nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani, vorrei ambire a farvi percepire il miglioramento. Dovete sentirlo nelle vostre famiglie, il miglioramento, sulla vostra vita. Non c'è un indice che può farvelo sentire, dovete percepirlo nelle cose di tutti i giorni che le cose vanno meglio. Perché se gli indici salgono, ma le cose di tutti i giorni non migliorano, e allora c'è qualcosa che non va. E questo sta allontanando le persone dalle istituzioni, perché nessuno capisce più che linguaggio parla la politica. Si rallegrano di cosa se la mia vita se la passa sempre meglio, sempre peggio, o se al massimo la mia famiglia non vede miglioramenti? E come si fa a migliorare la qualità della vita degli italiani? Trovando i soldi da dove non servono e investendo di dove servono. Prima si parlava di accesso al credito. È una grandissima sfida quella dell'accesso al credito in Italia, perché le banche prima hanno chiuso i rubinetti, poi hanno prestato i soldi allo scoperto per centinaia di milioni di euro ai De Benedetti, alle Marcegaglia e a tutti quei personaggi che non avevano uno straccio di garanzia quando hanno avuto quei soldi. E poi quando sono andati in crack si sono presi i vostri soldi per ritornare a fare quello che facevano prima. Pessima gestione dei crediti. Per quanto mi riguarda, io non vengo qui a parlare con le chiacchiere. Siamo una forza politica che, come vi ho detto, ha tagliato gli stipendi ai propri parlamentari, ma non vi ho detto ancora che cosa ci abbiamo fatto con quei soldi.
Abbiamo preso 21 milioni di euro di stipendi tagliati a 127 parlamentari del Movimento 5 Stelle e li abbiamo messi su un fondo per il microcredito a chi voleva aprire una start-up, un'impresa o a chi voleva rilanciare il proprio negozio, il proprio studio professionale, la propria cooperativa. E ne è venuto fuori che oggi in Italia esistono 7.000 aziende in più che sono nate grazie a un politico che si è tagliato lo stipendio e che danno lavoro a 15.000 italiani. Allora io questo ve lo dico perché chi è addetto ai lavori sa benissimo che non abbiamo cambiato il volto dell'economia e l'andamento dell'accesso delle imprese al credito. È proprio una goccia nel mare, ma è la nostra idea di paese, perché abbiamo tagliato 21 milioni e 127 parlamentari. Dateci la possibilità di governare e facciamo un serio piano per la spending review in Italia, che è quella bellissima parola inglese che serviva a dire taglio della spesa improduttiva, revisione della spesa pubblica. Facciamo un serio piano e su un bilancio di oltre 800 miliardi di euro dello Stato possiamo recuperare almeno 30 miliardi di euro da reinvestire nella qualità della vita degli italiani. Che cosa significa qualità della vita? Significa sanità, istruzione, pensioni, lavoro, famiglia, infrastrutture. 30 miliardi. Io vi chiedo di tenerli ben presenti questi 30 miliardi, perché non fanno parte di uno slogan mio, fanno parte di studi e studi che sono stati fatti dai vari commissari della spending review in tutti questi anni. Quanti ne abbiamo visti passare al Palazzo Chigi? Ho smesso di contarli. L'unica cosa chiara sui commissari della spending review è che quando questi autorevoli e validissimi docenti universitari arrivavano dal Presidente del Consiglio col piano per la spending review, per recuperare i 30 miliardi, dicevano al Presidente del Consiglio: guardi, dobbiamo iniziare dalle 8.000 società partecipate in Italia che dovrebbero essere ridotte perché ci costano un botto solo di consigli di amministrazione. E lì il Presidente del Consiglio leggeva il piano e invece di eliminare gli enti inutili mandava a casa il commissario della spending review. L'abbiamo visto succedere per anni. Ma non lo mandava a casa perché era impossibile fare quel piano, lo mandava a casa perché il giorno prima aveva ricevuto la telefonata dai sindaci del suo partito, dai presidenti di regione del suo partito, che gli dicevano: amico mio, io ti ho fatto avere i voti grazie a quelli che ho messo nei CDA degli enti inutili, grazie ai miei clienti si ho assunto nella partecipata inutile, adesso se mi tagli l'ente inutile mi tagli il serbatoio di voti con cui io ti ho dato i voti a te, quindi scegli o il commissario la spendi di più o me. E quindi alla fine ne usciva fuori sempre il solito meccanismo. È un meccanismo che io ho visto direttamente con i miei occhi quando sono arrivato alla Camera dei Deputati. Io sono arrivato alla Camera dei Deputati 5 anni fa, come tanti miei colleghi parlamentari del Movimento, e 5 anni fa sono stato anche eletto Vicepresidente della Camera, 26 anni. Entrare nel Consiglio di Amministrazione della Camera dei Deputati, che si chiama Ufficio di Presidenza, significava entrare in un posto dove c'erano quelli che stavano lì dentro da 20 anni, che mi guardavano dall'alto verso il basso e mi dicevano che non si poteva fare niente per ridurre i costi della Camera, che se non lo sapete un unico palazzo, quello della Camera, a Roma mi costa 1 miliardo di euro. Le risposte erano sempre le stesse: non si può tagliare perché ci sono i diritti acquisiti, non si può tagliare perché è spesa corrente, non si può tagliare perché rischiamo i ricorsi. Comunque non si poteva tagliare nulla. Io mi sono fatto dare i bilanci insieme a Riccardo Fraccaro e altri colleghi che sedevano lì dentro con me, perché cercare di capire dove si potesse veramente tagliare, perché quando cominciano a parlare di diritti acquisiti, spesa corrente e contratti da cui non si può recedere, state certi che c'è tanto da tagliare, perché quelle sono le scuse le scuse ufficiali che utilizzano sempre. Allora apriamo il bilancio. A dicembre del 2013 scopriamo che si facevano rimborsare i parlamentari negli ultimi 20 anni per 300.000 euro all'anno con una polizza assicurativa le punture di insetto, le insolazioni, le malattie tropicali, gli incidenti per guida in stato di ebbrezza, cioè si ubriacavano, investivano qualcuno, lo dovevate pagare voi, dovevate pagare voi il parlamentare, e in ultima postilla, danni da sommosse popolari, perché lo sapevano che prima o poi qualcuno si sarebbe arrabbiato. Era lo stesso bilancio che teneva nelle voci di spesa 1 milione di euro per rimborsare i viaggi agli ex parlamentari, non ai parlamentari, agli ex. Li avete mandati a casa 20 anni fa,
e gente come Cirino Pomicino si è fatto pagare i viaggi per 20 anni senza alcun tipo di giustificazione. Non so dove l'avete mandato, so solo che gliene avete pagati per 20 anni per 1 milione di euro, come li avrete pagati a tanti altri parlamentari di questo territorio che non vedete più in Parlamento da una vita, ma quando li vedete spostarsi ricordatevi sempre che forse lo state pagando voi quello spostamento. Come si pagavano 31 milioni di euro alla Camera dei Deputati per affittare due palazzi ad un signore che quando ha firmato il contratto di affitto con la Camera non possedeva i palazzi, erano i cosiddetti affitti d'oro, funzionavano così. Nel 1998 Luciano Violante firma un contratto di affitto, poi non vi dico niente più perché non voglio farvi arrabbiare di più, firma un contratto d'affitto dal Presidente della Camera ad un palazzinaro romano, il quale quando firma il contratto non possiede ancora i due palazzi per cui ha firmato il contratto d'affitto. Prende quel contratto, va in banca e grazie a quel contratto riceve un mutuo con il quale compra i palazzi che aveva già dato in affitto alla Camera. Questi sono i contratti più applauditi. Gli applaudiamo perché sono diabolici, facciamo un applauso perché sono diabolici, ma nient'altro. Il vero tema è che quando noi scopriamo questa cosa, la risposta nel dire guardate abbiamo immobili di nostra proprietà, prendiamo quegli uffici e portiamoli negli immobili di nostra proprietà, non serve affittare questi palazzi, li avete affittati per 20 anni, per 15 anni, gli avete dato 31 milioni di euro all'anno per due palazzi che valevano 10 milioni, li potevamo comprare con un terzo di quello che abbiamo pagato in un anno, recediamo e cerchiamo di guadagnare soldi per gli italiani, di recuperare soldi. E la risposta fu guardi che questo non si può fare, perché questi sono pure contratti senza clausola di recesso, non solo che li abbiamo firmati senza che possedesse i palazzi, ma che li abbiamo anche blindati per 20 anni, quindi siamo condannati a vita perché la legge non ce lo consente, ma la legge la facciamo qui in Parlamento, rispondemmo noi. Se volete, come avete tolto il diritto agli italiani di andare in pensione, o il diritto agli italiani di avere un contratto stabile, o il diritto agli italiani di avere un insegnante stabile, perché i nostri studenti ormai cambiano insegnanti ogni anno, bene, allora vi potete anche togliere i contratti a questi signori qui. E la fece l'abbiamo fatta, mi ricordo, il 23 dicembre 2013, eravamo all'antivigilia di Natale, per una serie di ragioni fortuite per cui nessuno capì che cosa stessero votando, alla fine votarono 3 righe di legge che ci permise di far saltare i contratti. Ma questa storia finisce con un epilogo che è quello che mi ha insegnato tanto. Il giorno dopo che abbiamo fatto saltare i contratti, quel palazzinaro va ai giornali e si vendica. Io pensavo contro di noi, che gli avevamo fatto saltare 32 milioni, 31 milioni di euro all'anno, e invece se la va a prendere con gli altri. Va ai giornali e dice, è vero, io ho preso 31 milioni di euro all'anno, un sacco di soldi degli italiani, non li meritavo, è verissimo, ma ad ogni campagna elettorale io pagavo la campagna elettorale a tutte le forze politiche che mi avevano garantito i 31 milioni di euro all'anno, ed è per questo che non avete mai sentito parlare per 20 anni degli affitti d'oro. E se non erano finanziamenti alle forze politiche, erano assunzioni che loro mi chiedevano di fare, tant'è vero che io non capivo come mai questa azienda, la Milano 90, stesse sotto sopra dal punto di vista del bilancio, non avevo capito come mai se la passasse così male, poi ho capito da quell'intervista. Quella è stata la mia scuola politica, perché da quel momento io ho capito, qualora ce ne fosse bisogno, magari ero io un po' in ritardo, non vi sto dicendo niente di particolare, ho capito che in Italia non potrai mai vedere uno che prende il vitalizio e taglia i vitalizi, non potrai mai vedere uno che si nutre degli sprechi degli enti inutili tagliare gli enti inutili, non potrai mai vedere uno che è stato zitto per 20 anni sugli affitti d'oro tagliare gli affitti d'oro, perché nel momento in cui fa quella cosa distrugge la propria carriera politica e la propria forza politica. E allora io ho un grande vantaggio, una grande fortuna, che siete voi, perché questo movimento ha una grande fortuna che anche in questa campagna elettorale non abbiamo preso fondi pubblici, non abbiamo preso finanziamenti privati da grandi lobby e abbiamo messo insieme comunque 500.000 euro di donazioni vostre, in media di 29 euro a testa di migliaia di italiani che credono in questo progetto. E io vi ringrazio perché ci avete dato la libertà di poterci... Voi non ci date la libertà
di fare sempre la cosa giusta, perché potremo anche sbagliare, perché essere liberi non vuol dire essere perfetti, ma quando sbaglieremo saprete che non l'avremo mai fatto con un doppio fine, ma sapete che l'abbiamo fatto e vi abbiamo chiesto anche scusa, perché è così che faremo. Avere le mani libere oggi è il presupposto per mettere mano ai grandi dossier che vi si ponevano anche prima. Sanità. Io ho tante cose da dire sulla sanità, ma ne posso dire una oggi per ragioni di tempo, che è semplice. Finché la politica nominerà i vertici della sanità, la sanità lavorerà per la politica e non per voi. E se noi vogliamo salvare la sanità, dobbiamo togliere le nomine politiche ai manager della sanità. È molto importante questo, lo so che dico una cosa scontata, ma è alla base di tutto, perché la sanità è il grande bancomat della politica. È stata utilizzata per gli appalti esterni, per le nomine, per tutto tranne che per assicurare servizi ai pazienti. E allora per noi deve tornare il merito nella sanità, e questa è una manovra a costo zero. Quindi da quei 30 miliardi non dobbiamo prendere più un euro. Ma è chiaro che se anche noi facessimo una campagna elettorale chiedendo i voti in cambio di un futuro, di una futura nomina nelle ASL, è logico che poi il giorno dopo la nostra elezione ci ritroveremo di nuovo con le mani legate, dovremo nominare uno lì dentro che poi si deve riprendere i soldi che ci ha dato magari nella campagna elettorale, o ridare i soldi all'imprenditore che ha finanziato, che poi in realtà sono prenditori, perché gli imprenditori seri non sono persone che dipendono dalla politica, e forse non bisognerebbe offenderli accomunandoli a questi signori qua. Ebbene, la sanità è questo: prima di metterci nuovi soldi dobbiamo cambiare la governance, altrimenti rischiamo di mettere soldi in un meccanismo che finanzia continuamente le dinamiche politiche e non il diritto alla salute degli italiani, che è un diritto sancito dalla nostra Costituzione che dovremmo realizzare. Qui si fa il dibattito sanità pubblica o sanità privata, non è questo il discorso. Il discorso è che la Costituzione parla di sanità pubblica. Chi sta favorendo la sanità privata lo sta facendo perché ha preso soldi dalla sanità privata in questi anni, ha messo gente nella sanità privata o addirittura è un esponente della sanità privata eletto nelle istituzioni grazie al fatto che è entrato nelle liste di partito. Poi si deve sempre discutere del giusto mix, perché noi dobbiamo avviare sempre una transizione. Io non vengo a dire da domani mattina, appena ci leggerete, abbiamo risolto tutti i problemi di sanità pubblica e sanità privata. Non sono questa persona e non siamo queste persone. Tutti i processi di decisione politica hanno bisogno di un processo di transizione, di tempo, ma l'importante è essere onesti, nel senso che iniziamo a raggiungere un obiettivo che è quello di arrivare al diritto alla salute degli italiani, che deve essere garantito da una sanità pubblica. Poi dove non ci potrà essere la sanità pubblica, allora lavoreremo anche con quella che... Secondo, istruzione. 3 riforme sulla scuola, 4 veramente: Moratti, Gelmini, Fioroni e poi l'ultima che nessuno si è voluto intestare e l'hanno chiamata buona scuola direttamente, in modo da prenderci in giro alla grande. Almeno prima sapevamo con chi prendercela, adesso hanno tolto anche le tracce dal nome, in modo tale che nella storia possa rimanere solo questo nome beffardo, buona scuola. Io penso che la buona scuola sia l'ultima riforma indecente fatta sulla scuola italiana, e se oggi sono qui non è per dirvi adesso facciamo un'altra riforma della scuola, togliamo qualcosa, togliamo la buona scuola per esempio, e poi invece di parlare di riformare la scuola parliamo di finanziare la scuola, prendiamo una parte di quei 30 miliardi e ridiamole alle scuole dei nostri figli, perché l'obiettivo della scuola oggi, quando la politica mette mano sulla scuola, deve essere prima di tutto uno: che quando mando mio figlio a scuola, il tetto della scuola non cada sulla testa di mio figlio, che mio figlio faccia lezione non più in classi da 30 studenti, classi pollaio, e che mio figlio non cambi insegnante ogni 6 mesi o ogni anno, per garantirgli una continuità didattica. Per fare questo dobbiamo mettere soldi nel reclutamento degli insegnanti, negli stipendi degli insegnanti che devono arrivare alla media europea, come in tutti gli altri posti d'Europa, nell'edilizia scolastica. Questa roba qui si fa con la legge di bilancio di fine anno, non si deve fare una legge sulla scuola. Questo, il problema dell'Italia, lo dico anche alle imprese che sono qui, io credo di averlo capito guardando il modo in cui si fanno le leggi. L'Italia ha 187.000 leggi vigenti,
a cui se ne somma una nuova ogni 2 giorni e mezzo, più le leggi regionali, più le leggi europee. Poi si dice che un imprenditore o anche un cittadino non imprenditore va in un ente pubblico e l'ente pubblico risponde: non è mia competenza, vado dall'altra parte. Allora, dopo che te l'hanno detto in 2 o 3, tu vai dal professionista e chiedi al professionista: ma di chi è la competenza? E lui dice: guarda, stavo studiando la legge, l'hanno appena cambiata, perché ne fanno una ogni 2 giorni e mezzo. E quindi alla fine non capisci neanche qual è la competenza dell'ente, ma non sai neanche qual è la legge di riferimento. E si dice: così ci guadagnano i professionisti. Ma i professionisti tra un po' si ricoverano da uno psichiatra per come si scrivono le leggi in Italia e per le complicazioni che si sono create. E oggi l'unico modo per risolvere il problema della burocrazia non è fare leggi per sburocratizzare, perché ogni volta che si sono fatte leggi per sburocratizzare si è creata nuova burocrazia, ogni volta che si è fatta una legge per semplificare si sono create nuove complicazioni. L'unico modo per sburocratizzare è fare l'elenco delle leggi inutili che ci stanno rendendo una vita in un inferno e cominciare ad abolirle. Il vantaggio di abolire 400 leggi inutili, come proponiamo noi, è che devi fare una legge e te ne sottrae 399, ne resta una e l'altro 399 cominciano a sparire dall'ordinamento. Da quale vogliamo cominciare? Da quelle che dovevano combattere gli evasori e stanno invece combattendo quelli che pagano le tasse. Studi di settore, split payment, spesometro, redditometro, sono tutti strumenti inutili che non stanno combattendo gli evasori, stanno combattendo i professionisti, le imprese e le famiglie italiane oneste. E questo perché l'atteggiamento del fisco in questi anni è stato esattamente al rovescio. Invece di dire siete tutti onesti fino a prova contraria, per il fisco come per lo Stato siete tutti disonesti fino a prova contraria. Dovete passare 100 giorni l'anno a farmi scartoffie per dimostrarvi la vostra onestà. E se ad una sola delle 187.000 leggi italiane che si intersecano tra di loro non rispondete correttamente, e allora sei disonesto, nonostante hai certificato tutto quello che potevi certificare. Questo è un meccanismo folle che ha permesso ai disonesti di andare avanti, infatti si chiamano i furbi, da noi non si chiamano i disonesti, e agli onesti di essere sempre scavalcati dai disonesti, infatti si chiamano fessi, non onesti, in Italia. Ed è questo il paradigma che dobbiamo cambiare. Lo cambiamo eliminando un po' di leggi inutili, lo cambiamo tagliando quei 30 miliardi, mettendoli nella sanità, mettendoli nell'istruzione, ma soprattutto mettendoli nelle politiche per il lavoro, dei giovani meno giovani e delle pensioni. Io non so se lo sapete, ma oggi se andate ad una mensa dei poveri vi diranno che il 70% degli italiani che vanno lì sono pensionati, perché sono i nuovi poveri. Ed è assurdo, perché sono anche l'ammortizzatore sociale della nostra società. Sui pensionati molto spesso riescono a reggersi le famiglie dei figli, a volte anche dei nipoti. Siamo in serie difficoltà come Stato perché siamo nell'Unione Europea. L'Unione Europea ci dice che la soglia di povertà in Italia è 780 euro al mese, che significa sotto questa soglia non riesce ad arrivare a fine mese, in alcuni posti d'Italia anche sopra questa soglia non riesce ad arrivare a fine mese, ma allo stesso tempo si erogano pensioni minime sotto la soglia di povertà. Cioè dopo 30 anni di lavoro non hai neanche diritto ad avere una pensione che ti assicuri almeno di arrivare alla fine del mese, a te da solo, o a te con tua moglie o tuo marito pensionato, non riesce ad arrivare neanche alla fine del mese. E allo stesso tempo negli altri paesi non esiste la pensione minima così bassa, perché esiste la pensione minima che non va al di sotto della soglia di povertà. Allora che cosa proponiamo noi? Che le pensioni minime, d'ora in poi, non superino mai, non scendano mai sotto i 780 euro al mese. Diciamo, come la finanzi questa cosa? La pensione di cittadinanza, come la chiamiamo noi, unita al reddito di cittadinanza, di cui vi parlo adesso, che non è una misura per far stare le persone senza far nulla dalla mattina alla sera a casa, valgono insieme 17 miliardi di euro il primo anno, 14 il secondo, e poi comincia a calare, e vi spiego perché. Ora, 17 miliardi di euro il primo anno sono meno di quello che nell'ultimo anno si è speso tra salvataggio delle banche, ovvero dei banchieri, 20 miliardi, e altri 20 miliardi nel Jobs Act per abolirvi l'articolo 18. Negli stessi anni in cui facevano questo, ci dicevano che non c'erano 17 miliardi di euro per aiutare i giovani che perdono lavoro, i meno giovani che perdono lavoro e i pensionati che stanno sotto la soglia di povertà. Io credo che vi abbiano preso soltanto in giro con questa roba, perché io ho visto i bilanci dello Stato.
e lì dentro c'erano tutti i soldi per far funzionare questi strumenti. Solo che se elimini la miseria in Italia, finisce il voto di scambio, finisce il ritardo di nazionale. Io vengo da una famiglia che ha fatto impresa per 30 anni nell'edilizia, quindi nessuno più di noi può avere a cuore il concetto di lavoro e guadagno. Il reddito di cittadinanza è l'unico strumento di sostegno al reddito in Italia che non dà soldi a qualcuno per farlo stare fermo sul divano di casa sua. Quelli sono altri strumenti assistenzialisti che abbiamo visto per anni erogare in Italia e li davano a persone che non facevano nulla. Ora, io non voglio criticare quella condizione, però credo che anche chi oggi voglia accedere a uno strumento di sostegno al reddito voglia avere una prospettiva per ritornare al mondo del lavoro. Allora, l'Italia oggi è fatta così: se le cose ti vanno bene è il livello di tassazione sulle quarto di tutto il mondo industrializzato, dovremmo avere le strade lastricate d'oro, le zone industriali piene di servizi gratuiti, invece abbiamo i peggiori servizi d'Europa alla più alta tassazione di tutto il mondo industrializzato. Ma lasciamo perdere un attimo questo. Quando invece io, madre di famiglia, perdo il lavoro e ho due figli, ho tre figli, ho un figlio e sono in difficoltà, lì non mi posso sentire dire dallo Stato trovati un lavoro, un problema tuo. Io voglio entrare in un percorso di formazione, riqualificazione e lavoro in cui il centro per l'impiego abbia incrociato la domanda e l'offerta, la domanda delle imprese e l'offerta lavorativa, e mi dica lo Stato: guarda, tu hai perso il posto di lavoro, ora ti offro un percorso, ti do un sostegno al reddito, ti dico tutta la giornata formati per questo lavoro, poi tra qualche mese ci rivediamo e ti faccio tre proposte di lavoro. Quelle che servono a me, non quelle della tua vita, mi dispiace, magari non quelle ideali, quelle che servono a me Stato. Se non le accetti, perdi il reddito. Se le accetti, perdi il reddito perché sei comunque entrato nel mondo del lavoro. Ma mentre io ti ero con questo reddito, non ti chiedo solo di formarti. Il sindaco di Olbia, dal giorno in cui entra in vigore la legge sul reddito di cittadinanza, ha a sua disposizione gratuitamente per 8 ore a settimana tutti coloro che stanno percependo il reddito per lavori sui servizi pubblici del comune, che significa che voi pagate meno tasse di servizi comunali perché il sindaco ha a disposizione personale gratuitamente che si sta formando per essere inserita lavorativamente e sta dando la sua disponibilità a lavorare per il comune di appartenenza. Questo meccanismo non ce lo siamo inventati noi, è un meccanismo che esiste in tutta Europa, si chiama basic income, reddito minimo, chiamatelo come volete, l'importante è che vi ricordiate che la parola associata è condizionato, non incondizionato, non che diamo soldi senza che tu debba far nulla, condizionato ad una serie di condizioni che se non le fai perdi quel reddito. Così noi possiamo prendere i giovani che non trovano lavoro e i meno giovani che per la Fornero devono aspettare 67 anni e li reinseriamo lavorativamente dandogli una nuova opportunità. Questo è il buon padre di famiglia di cui parlano i codici dello Stato italiano. Uno Stato che si prende cura di te quando sei in difficoltà, non che ti stalkerizza quando le cose vanno bene, come accade sempre nel nostro paese. Ora, è chiaro che non basta, perché il problema delle assunzioni in Italia, io me lo ricordo per l'impresa di famiglia, prima di tutto un imprenditore non si diverte mai a licenziare, quindi qui non stiamo parlando del fatto che dobbiamo combattere il datore di lavoro e dipendente in Italia stanno sulla stessa barca, sono imprese per il 95% di 15 dipendenti, stiamo parlando di persone che si sentono appartenenti ad una famiglia molto spesso, non ad un'impresa, che lavorano insieme e remano tutti nella stessa direzione. Ma il tema è che a volte non puoi assumere e ti servono persone perché il costo del lavoro è troppo alto, o a volte non ce la fai più e sei costretto a licenziare, di certo non lo fa senza restando impassibile, assolutamente. Oggi in Italia se assume un dipendente a 1.300 euro netti al mese ti costa il doppio, più del doppio. In Spagna, se lo assumi a 1.300 euro netti al mese, ti costa 300 euro. C'è una bella differenza. C'è una bella differenza che viene da una riforma che hanno fatto in Spagna qualche anno fa, non più tardi di 5 anni fa, in cui hanno preso il costo del lavoro e l'hanno abbassato. Non significa abbassare i salari, significa abbassare il costo a carico del datore.
in modo tale che si possa assumere di più. Io mi ricordo, noi volevamo assumere le persone, ma ci costava troppo e quindi rimanevamo sottodimensionati come aziende, nonostante volessimo fare delle cose. La Spagna come l'ha finanziata questa cosa? Una spending review? No. Non si è neanche posto il problema di come andare a prendere i soldi. È andata alla Commissione Europea e ha detto: io voglio superare i parametri del 3%, quelli imposti dall'Unione Europea. Li metto nell'abbassamento del costo del lavoro. Il costo del lavoro permette di assumere più persone, le imprese assumevano di più, la domanda interna cresceva, l'economia andava meglio e col maggior gettito hanno ripagato il debito dell'investimento in deficit e hanno anche finanziato in maniera strutturale la misura. Ora, io non dico che dobbiamo andare contro l'Unione Europea, io dico che dobbiamo andare all'Unione Europea e chiedere le stesse cose che hanno permesso agli altri paesi. Qualcuno dirà: ma l'Italia ha il debito pubblico più alto. Ho capito, ma continuiamo a segnare record ogni settimana di debito pubblico proprio perché restiamo in quel parametro del 3%. Quindi io vi assicuro che quei 30 miliardi dalle spese inutili li recuperiamo. Ma se non dovessero bastare, ricordiamoci che la Spagna ha finanziato così l'abbassamento del costo del lavoro e l'anno in cui noi abbiamo fatto più 1% di PIL per quello che può valere, loro hanno fatto più 3%, non a caso. Ma allo stesso tempo ricordatevi anche un'altra cosa, che siamo l'ultimo paese in Europa per nascite e la Francia è il primo paese in Europa per nascite. E non mi risulta, anche dagli studi ma anche dai sondaggi, che abbiamo meno voglia di fare l'amore rispetto ai francesi o che abbiamo meno voglia di fare figli. Non mi risulta che sia questo il problema tra noi e i francesi. Il vero grande tema è che quando qui ti nasce un figlio, lo Stato non ti viene neanche a dire auguri. Quando in Francia ti nasce un figlio fino al terzo figlio, ti pagano pannolini, babysitter, asilo nido, ti danno una corsia preferenziale con la pubblica amministrazione e ti finanziano anche con un assegno di istruzione per tuo figlio e un assegno di mantenimento, fino al terzo figlio. Ora, i figli sono nati da amore, ma c'è una bella differenza se sai che li stai mettendo al mondo con uno Stato che si prende cura di tuo figlio nei primi anni di nascita, si prende cura del tuo lavoro se lo perdi entri nel meccanismo di reddito di cittadinanza, si prende cura della tua pensione se finisci nella pensione minima, non te la eroga sotto la soglia di povertà, e alla fine, siccome stai contribuendo a far nascere nuove persone e quindi ne nascono più di quante ne muoiano, stai finanziando la pensione dei nonni di quei bambini. Questo meccanismo la Francia lo ha finanziato per anni, non tagliando come vogliamo fare noi dalla spesa improduttiva, ma lo ha fatto in deficit, sforando i parametri europei. Ora, siamo rimasti gli unici che quei parametri li hanno sempre rispettati. Proveremo a rispettarli ancora, ma sappiate che se io devo scegliere tra un parametro che tutti quanti gli altri hanno violato e le famiglie italiane, i pensionati italiani, le scuole italiane e la sanità italiana, io scelgo questi ultimi, non scelgo un parametro. Voglio dedicare gli ultimi minuti ad una cosa, vedo lì il Movimento Pastori Santi, che saluto e salutiamo. Io sono convinto di una cosa che dobbiamo assolutamente continuare a portare avanti. Il mondo dell'allevamento, il mondo dell'agricoltura, della pesca, il mondo dell'artigianato, del Made in Italy, è stato massacrato in questi anni prima di tutto da regolamenti europei, direttive europee e una serie di leggi che recepivano delle convinzioni europee. Io non voglio andare a fare la guerra all'Unione Europea, però dobbiamo prima di tutto andare a giocare questa partita all'Unione Europea. Perché, non so se lo sapete, ma il Parlamento tedesco ha a Bruxelles 45 funzionari. Il Parlamento italiano a Bruxelles ne ha 2 e uno sta andando in pensione. Noi non abbiamo mai schierato neanche la squadra in campo per vincere quella partita. Noi abbiamo mezzo con un portiere zoppo e dall'altra parte hanno 11 giocatori. Non saremo mai in grado di vincerla così, come non saremo mai in grado di vincere questa partita finché non cominceremo a dire quello che valiamo. L'Italia è il primo paese per export in Europa, è la seconda forza manifatturiera d'Europa ed è un contributore netto dell'Unione Europea che dà 20 miliardi di euro all'Unione Europea ogni anno e ne rientrano 12. Ora,
Io sono orgoglioso dei risultati sull'export della manifattura, ma sono stati fatti dalle nostre imprese e dai loro dipendenti nonostante la politica, nonostante il 70% di tassazione e nonostante i livelli di burocrazia. È il momento di andare lì e cominciare a dirgli: o ci date occasione di essere ascoltati e cominciate a fare regole e leggi per difendere le nostre imprese, le nostre famiglie, i nostri ospedali, le nostre scuole, oppure, cari signori, una parte dei 20 miliardi di euro che vi diamo ogni anno per far funzionare tutte le istituzioni europee ce li teniamo e cominciamo a fare investimenti nelle categorie che avete danneggiato con regolamenti che dovevano favorire le imprese francesi e tedesche. Ed è questo l'impegno che abbiamo preso con tante persone anche questa volta. Spero che sia un impegno credibile, perché credo veramente di aver dimostrato in questi anni come movimento che sapevamo mantenere fede alle promesse. Ove possibile, adesso vi chiediamo di poter andare al governo. Andare al governo significa raggiungere il massimo possibile come movimento. Abbiamo raggiunto il 35% tre mesi fa in Sicilia, nelle peggiori condizioni politiche, ve lo posso assicurare, sono stato tre mesi lì, non ho mai visto nulla del genere di quello che hanno fatto i partiti per provare a batterci, impresentabili, galeotti, rapporti tra di loro che si scambiavano i candidati, lì tutto ho visto. 35%. Se lì abbiamo fatto il 35%, a livello nazionale qualsiasi risultato è alla nostra portata. Ma sappiate che il colpo di scena è che hanno fatto una legge elettorale contro di noi, ma è una legge che doveva servire per mettere Forza Italia e PD insieme il giorno dopo le elezioni. Forza Italia e PD oggi non hanno più il 51%, perché il PD è intorno al 20% e Berlusconi è intorno al 16-17%. Ciò significa che Forza Italia e Lega non hanno il 51%, Forza Italia più PD non hanno il 51%. Questo vuol dire una sola cosa, che il giorno dopo le elezioni, qualora noi non dovessimo raggiungere la maggioranza assoluta, o si torna a votare oppure vengono da noi per formare un governo, devono parlare con noi, perché non esiste un'alternativa al Movimento 5 Stelle, che oggi è già la prima forza politica del paese, il primo movimento d'Europa, e noi lo rivendichiamo tanto.